Ok, eccoci un altro draft. La rara ovviamente è buona, c'è il problema del rosso. Che comunque ci sono altre due carte rosse ottime. Però chi se ne frega, prenderò la rara in questo caso. Il problema di avere altre due carte rosse, ma pare che la rara sia sufficientemente meglio del porzione di genere. Questo pacchetto non è così ricco. Carte buone sono Blooded Agent, che però non comba bene con questa. Sudur Priest, carino, le strategie aggressive. La Gremlin Mine è comunque un removal decente. Alloymir, che è un fixer, ma il tapper è sicuramente meglio. E ci mantiene anche piuttosto open come colori. Dubito che possiamo wheelare qualcosa a questo pacchetto, in quanto è piuttosto brutto, forse al massimo un Apostle Blessing o un Mollsplicer. Ok. Cosa abbiamo qui? Stata presa una rara e delle commons. Abbiamo uno Spire Monitor, due carte colorless carine, un Razor Swine. Che non mi ha mai esaltato. Un Exclusion Ritual, che è comunque un removal. Il fatto è che non sono troppo convinto che il bianco sia open in questo momento, ma neanche me la sento di prendere una schifezza colorless, quindi forse per ora possiamo prendere Exclusion Ritual, perché sono pressoché certo che giocheremo il tap per qualsiasi cosa succederà. Cosa c'è qua? Un removal nero che forse non dovrebbe essere qui. Un Sudur Priest. Un Shieldcraptor. Un 3-3 per 3 mana. Il Sudur Priest è ottimo, ma bisogna draftarci un mazzo intorno. Un mazzo molto aggressivo. Al momento noi sembriamo più orientati a qualcosa che sia controlloso che aggressivo. Quindi forse la scelta. Forse Shieldcraptor è una carta che di per sé è sufficientemente buona. C'è niente in questo pacchetto. Veramente nulla. La scelta si riduce a Victor Destruction o una Gremlin Mine. Prendiamo la Gremlin Mine perché bene o male la giocheremo in tutti i mazzi. Speriamo che il bianco si confermi piuttosto open. Sarebbe una buona salvata per noi. Continuano ad affluire Sudur Priest in pacchetti completamente vuoti. Qui sinceramente non perdiamo niente nel piccarlo. Se ne riuscissimo a prendere multipli non sarebbe affatto male. Diciamo che in questo momento noi siamo sicuramente bianchi e questo resta un'incognita. Ok. Questi sono Sudur Priest di pacchetti che non avevamo già visto. Sinceramente, come già detto, non perdiamo assolutamente nulla nel draftarli. E possiamo andare a draftare un mazzo aggressivo con Leonin Skyhunter, Glintok e tutte creature così. Se ne guilassimo almeno uno di quelli che abbiamo passato sarebbe eccellente. Qui o prendiamo il Convert o prendiamo questo Leeching Bite. Leeching Bite è una buona carta, ma saltare nel verde per esso adesso non mi pare il massimo. Prendiamo una carta non eccitante, ma abbiamo 8 pick, quindi ora ci torna il nostro pacchetto. Mi accontento volentieri di un Sense of Splicer. Continuano a passare Leeching Bite vari eventuali. Eccolo.
Senza problemi, prendo anche 10 su Durpriest. Una carta che sposta la race in una maniera imbarazzante. Ogni creatura che entra fa lifeswing sostanziali. Ovviamente non credo, non so se fosse qui l'altro. Ogre Minial sinceramente non ci interessa in questo momento. Due Respect è una carta di sideboard molto. Prendiamo Mossblizer che è la più giocabile. Qua possiamo prendere Soliter. Questo. Ah, potete giocarvi questo schifo molto volentieri. Ok, ora credo che speriamo di aprire qualcosa di aggressivo, una bella bomba aggressiva o da una trentina di ticks. Eccolo! Parri di 30 ticks e spunta Zio Tezzeret. Ovviamente non lo giocheremo, ma non possiamo assolutamente giocarlo, chi se ne frega. Allora nel pacco ci sono 1, 2, 3, 4, bah! Comunque prendo molto volentieri Tezzeret, che corrisponde a circa altri due draft, e sono un bimbo felice. Da questo pacco è stata presa la rara. In un mazzo aggressivo forse possiamo prendere Spine Engine, ma dubito che il rosso sia così open, altrimenti possiamo prendere Fangrim Marauder, ma non comba bene con i nostri multipli su Durpriest. Finché possibile cerchiamo di rimanere più o meno aggressivi. Proviamo a vedere se il rosso in questo pack è più open del pack precedente. Ok. Qui la scelta per noi, il nero ovviamente pare abbastanza open. Qui la scelta per noi si riduce a Copper Carapace contro Skyhunter, però come ho detto vorrei fare il classico mazzo con tanti volanti aggressivi a costo in costo efficiente. Oltretutto in questo modo do anche un segnale ulteriore che di bianco c'è ben poco. Quindi preferisco piccare lo Skyhunter, che è una creatura che non è mai insoddisfacente, diciamo. Ora siamo mono bianco. La cosa non mi dispiace affatto, perché nel caso di una bomba di terzo pacchetto possiamo sempre saltare un altro colore. Questo è un pacchetto piuttosto brutto per noi. Persone che vogliono invitarmi in eventi di Sealed, di cui non mi interessa nulla. Shrike non ci interessa. Questo che cazzo fa? Quando un artefatto è messo nel cimitero fa due danni al controllore dell'artefatto, no? Lead Stampede. Bah. Il fatto è che il rosso non sembra particolarmente open. Quindi forse o prendiamo un Crash che non mi esalta, o Gas Skimmer o Lead Stampede. Ma questa comunque è una carta giocabile anche così com'è, 2 mana 2-1, quindi prendiamola. Cosa c'è qui? Assolutamente niente. C'è un Wrath Slasher, buono se prendessimo prendere Master Scroll e altre carte simili. Tide Shrike. Probabilmente c'è qualcuno che li sta draftando e se diciamo se ci dovessero tornare capiremmo che il bianco è effettivamente open al massimo. In questo momento noi non abbiamo assolutamente vincoli di colore, quindi preferisco prendere una carta magari non esaltante, ma che non ci costringe a giocare nessun colore piuttosto che qualcosa che ci vincoli. Infect pare open, continuano ad arrivare Tide Shrike. Forse è il caso di iniziare a prenderli. Ma sinceramente no, cioè al primo giro non mi sento interessato a spendere dei pick su Tide Shrike. Preferisco continuare a prendere
3-1 efficienti. Bello. Questo mi piace. Comba benissimo con Spin Engine, bene con Sky Hunter. Ci sono tanti infettanti bianchi in questo pacchetto. A questo punto, considerato il fatto che Bladed Sentinel è quantomeno non esaltante, iniziamo a prendere qualcosa. Banishment Decree, un mazzo, un tempo deck come sembra essere questo, è più o meno giocabile. Tutte carte brutte. Prendiamo un ciccione random. Tre, sei, abbiamo sette artefatti. Bah, ho sempre detestato questa carta, non mi ha mai convinto. Ok, questo è quasi giocabile. Il Partisan no, un crash di ultimo picco onesto. Come immaginavamo, non sono tornati da Shrek, quindi nascondiamo anche il Priest of Norn. Al momento non c'è niente di scontato nel nostro mazzo. Lo Splicer lo posso nascondere. Non siamo particolarmente di. Oh! To! To! Chi si vede? Beh, diciamo che come apertura in questo draft non possiamo certo lamentarci. Mi spiace che in questo pacchetto ci siano carte che volevo, come Glintwork, anche il Glimmer Point Stag, però. Di fronte a un qualcosa che vale svariati ticket e in più vince la partita da solo, non possiamo certo opporci. Questo pacchetto, peraltro, non è granché. 1, 2, 3, 4, 5. Forse ci può tornare un Cyberclaw Golem. Ma prendiamo Wurmcoil senza alcun problema. Ok. Un removal. Questo non abbiamo assolutamente. Abbiamo zero removal praticamente nel mazzo. Quindi lo prendiamo molto volentieri. Anche questo pacchetto è piuttosto vuoto. C'è niente che ci interesserebbe giocare a parte. Ok. Qui c'è un volante e un altro removal. Considerato il fatto che non abbiamo granché a livello di. Beh, abbiamo una Gremlin Mine e un Revoke Existence. Forse prendere un altro volante è meglio. Anche perché nel resto del pacchetto è veramente pessimo. No. Non ha senso passare un Revoke Existence per prendere un volante non particolarmente esaltante. Un altro pacchetto di quelli belli vuoti. Possiamo prendere il Combat Trick, che forse è l'unica carta che potremmo giocare. Peraltro abbiamo già troppe playables. I Rusted Lasher per ora non fanno nulla nel nostro mazzo. Ma di queste carte sinceramente l'unica vagamente giocabile è il Seize the Initiative, quindi prendiamo quella. Oh! E lui qui? Beh, potremmo prenderlo e cercare di prendere un po' di creature artefatto fino alla fine del draft, anche perché abbiamo nascosto un altro po' di creature artefatto, anche se non esaltanti, quindi forse tutto sommato non è così drammatica la situazione. Sì, prendiamo Tempered Steel a prescindere, anche perché non voglio dire, non perdiamo nulla nel piccarlo rispetto a qualcos'altro, quindi. E questo? Questa è tanta roba. Questo scomba benissimo con Tempered Steel. Pare che il bianco sia super open, ma d'altronde, visto il lavoro che abbiamo fatto, ce lo potevamo aspettare. Toh. Una carta sgravata ovviamente in combo con Tempered Steel. Anche questo non ci sarebbe dispiaciuto. Però prendiamo Glint Hawk Idol senza problemi. Allora, rivediamo un attimo la situazione. Queste sono tutte più o meno giocabili. Forse Gas Skimmer si può nascondere.